Allora, cosa io ho da presentare oggi? Innanzitutto ringraziare i relatori precedenti, veramente molto ispiranti su quello che ci hanno detto. Adriano mi ha preceduto più per la parte video, io anche sono un uomo video, ma oggi vi parlerò di audio. E tutto quello che vi dirò sembrerà contrastare con quello che vi ha detto Adriano precedentemente, ma in realtà bisognerà poi vedere gli ambiti applicativi. Come si evolve l'audio-video virtualmente? Innanzitutto mi presento, non dimenticavo questo. Sono Marco Calò, sono Technical Account Manager Italia per Prase Media Technologies. Il mio ruolo è quello di fare attività di pre-sales, post-sales, formazione e troubleshooting. Adriano è riuscito per qualche motivo in particolare, dava molto risalto a quello che era l'importanza del video nella formazione. Il video rimane più impresso nella memoria, risalta di più. Però quello che volevo presentarvi oggi è più che altro un ambito applicativo diverso, che è quello della sala riunioni, della sala conferenze. La prima domanda che ci siamo fatti tutti in questa mattinata di presentazioni è stata questa, cioè mi sentite? Mi sentite? È la prima domanda, poi mi sentite bene, mi sentite piano, mi sentite forte, eccetera, eccetera. Quindi volevo con questa presentazione dare risalto a quello che è la parte audio della questione virtuale, se così mi consentite. E per fare questo volevo presentarvi uno studio fatto da Shure. Shure è uno dei più importanti costruttori al mondo di apparecchiature audio, ed è uno dei marchi più importanti che Prase come distributore a valore aggiunto distribuisce. Uno studio fatto su circa 800 persone nel mondo audio-video negli Stati Uniti su quella che è la percezione dello smart working, del virtuale. Vi do un po' di dati in premessa. Questi sono dati risultanti da queste interviste fatte a personale nel mondo IT o dirigenti o utenti, utilizzatori delle infrastrutture, delle sale conferenze, eccetera, eccetera. 96% dei professional sono frustrati con l'utilizzo dei meeting virtuali. 7 su 10 utilizzano già virtual meeting nelle loro attività quotidiane. 9 impiegati su 10 indicano come mandatorio l'utilizzo di meeting virtuali all'interno della propria organizzazione. Guardate questo dato che sembrerebbe in contrapposizione a quello che ci ha detto Adriano. L'audio viene percepito nel mondo conference come 4 volte più importante del video. Mi sto anch'io dando un po' la zappa sui piedi perché, come Prase, come molti sanno, distribuiamo anche tutta una serie di prodotti e soluzioni del mondo video. Questo perché? Perché per molti il meeting può vivere anche di solo audio, nel senso che non per la parte di presentazione, ma per la parte di ripresa video dei partecipanti, il video viene percepito in maniera molto più bassa rispetto a quella dell'audio. Inoltre, ci sono percezioni negative riguardo al fatto che l'evento
ha dei problemi tecnici, tra cui, tra i quali possiamo citare chiamate da riprogrammare, danni alla reputazione del marchio, perdita di fiducia dei clienti a causa di problemi tecnologici. Più a livello manageriale, i dirigenti hanno una percezione di molto più alta di imbarazzo personale o delusione, quindi si sentono più frustrati nel caso in cui la tecnologia non li aiuti nella riunione. Quali sono le difficoltà maggiori percepite a livello di meeting virtuale? La difficoltà di connessione, rumori di fondo, come abbiamo visto anche in precedenza, ci siamo passati, eco, tagli di audio, a volte l'audio va, a volte l'audio torna, ci sono anche momenti in cui un partecipante alla riunione viene percepito correttamente, mentre un altro, che magari parla per conto suo, non viene percepito. Non tutte le persone sono udibili. Mi riallaccio un po' al discorso, non so se in maniera troppo corretta, sul discorso del futuro del posto di lavoro. E quando diciamo parliamo, osserviamo le tendenze dello smart working, possiamo vedere quanto è urgente e necessaria una tecnologia affidabile che catturi correttamente le voci, che supporti la connettività e diciamo che i professionisti che utilizzano, che sono già entrati in questo tipo di approccio, sono dipendenti da diversi strumenti di collaborazione. La soluzione di la conferenza virtuale, la messaggistica istantanea, la condivisione di file, l'essere in un mondo unico di unified communication e anche la gestione degli apparati per fare videoconferenze. E in questo caso, tre principali tipi di riunioni stanno diventando sempre più di virtuale: la collaborazione interna fra dipendenti, staff meeting, oppure sessioni di lavoro esterni. E cosa sta diventando sempre più virtuale? Gli staff training, cioè la formazione per i propri dipendenti, e le demo fatte a dei clienti a distanza. Questa è una cosa con cui mi sono personalmente misurato in questo periodo di chiusura, di lockdown fisico. Le riunioni di business, le presentazioni executive e i webinar esterni e anche le riunioni di vendita tra agenti. Quasi un quarto dei dipendenti fa home working, quindi lavora regolarmente da casa. La forza lavoro, i fattori che guidano l'home working sono il risparmio di costi, la possibilità di utilizzare tecnologie e anche perché le aziende stanno diventando sempre più decentrate. Io sono un esempio di remote working, non lavoro in ufficio, lavoro stando in giro o lavorando da casa. Qual è l'opinione dei professionisti sull'audio-video? La qualità audio è molto importante, indipendentemente da dove si trovano i partecipanti. L'audio è considerato più importante nelle sale conferenze, quindi in cui i partecipanti virtuali si connettono a più di una persona. In particolare l'audio è molto importante nelle boardroom, nei consigli direttivi, dove è molto fondamentale avere una chiara percezione di cosa ci sta dicendo l'interlocutore. E anche molto importante che tutti i partecipanti alle riunioni siano correttamente ascoltati.
Due terzi dei dipendenti hanno valutato la qualità audio come l'aspetto più critico di una riunione virtuale. Tra questi top 5 elementi di frustrazione di un meeting ci sono 4 che appartengono all'audio. Quindi rumori di fondo, eco, solamente alcuni vengono percepiti, oppure ci sono anche delle difficoltà tecniche. I dirigenti hanno, diciamo, sono quelli che più trascorrono tempo nelle riunioni virtuali rispetto al resto del personale, e per loro c'è una percezione molto più alta dei danni che si hanno nel caso in cui la tecnologia non gli viene in supporto. Perdite di produttività, decremento della soddisfazione delle persone, chiamate da ripianificare, danno di reputazione sia dell'azienda che della persona, perdita di fiducia nei propri clienti, perdita addirittura di clienti e addirittura perdita di vendite nei casi più estremi. Quindi la parte dirigenziale, la parte sales, ha più probabilità di sentirsi delusa, imbarazzata, preoccupata. Nel dato vediamo che addirittura 2 volte più rispetto allo staff di supporto, arrabbiati con una bissola. Mentre per il discorso dei dipartimenti IT, vediamo che c'è nella tecnologia, se la tecnologia non li aiuta, una dispersione estrema di risorse. Quindi il 40% delle persone affrontano specificatamente problemi di scarsa qualità audio, ma professionisti IT che hanno giornalmente, settimanalmente, continuamente problemi di dare supporto, accendere la sala, o la sala funziona male, o l'audio non si sente, o il video non arriva, sono problematiche che continuamente arrivano a chi dà supporto, con un'ingente dispersione di risorse, e quando parliamo di ingente dispersione di risorse parliamo di perdita di denaro. Quindi quando parliamo di costo della tecnologia, di una tecnologia affidabile, eccetera, parliamo di dare degli strumenti che permettano di risparmiare soldi, non di buttarli. E questo sembrerebbe un dato in controtendenza a quello che precedentemente ci ha detto Adriano, cioè che l'81% dei manager pensa che la produttività dei meeting sarebbe molto più alta se l'audio fosse perfetto, e sorprendentemente il 19% ci dice che il meeting sarebbe migliore con un video migliore. Quindi l'altro discorso è che il 95% delle persone pensa che le persone debbano essere sentite più che viste, al 55%. Shure, che è, diciamo, il produttore che ha commissionato questo studio, ci dà delle soluzioni per la conferenza. Ci sono dei sistemi microfonici array come questo, l'MXA910, installabile nel quadrotto 60x60 contro soffitto, che ci dà la possibilità di creare 8 zone audio configurabili con una ripresa fino a 16 postazioni. È studiato e ottimizzato specificatamente per la conferenza e la videoconferenza, quindi l'interfacciamento sia con la parte mobile, con la parte laptop, ma anche
con un sistema di videoconferenza analogica. Ora vi farò vedere un breve video, quasi concluso la mia presentazione, dove, diciamo, un video più di marketing, dove vi dico che l'audio non si sentiva, provo di nuovo, probabilmente non ho cliccato sulla finestra dell'applicazione, però non ho la possibilità, non ho il check per farvi vedere il video. L'ultima slide che volevo farvi vedere era terminato il video, ma è veramente molto breve, quindi cancellazione dell'eco acustica. Automatic mixing, quindi regolazione automatica dei livelli dei vari microfoni, riduzione del rumore, quindi aria condizionata o anche il rumore del stesso proiettore. Quindi consistenza audio di qualità a prescindere dalla dimensione della sala. Ogni partecipante è correttamente percepito dai propri interlocutori, con tutta una serie di automatismi che permettono a chi fruisce delle sale di non fare troppi interventi o non preoccuparsi troppo della tecnologia. L'ultima slide. Poi Chiara mi confermi che le presentazioni verranno. Scusate, condivido di nuovo la presentazione. Sì, le presentazioni verranno inviate insomma, a chi sta seguendo il seminario. Ok, quindi potete puntare la vostra fotocamera sul QR code, vi porta a una landing page appositamente studiata per designer, consulenti sul mondo Shure, sul mondo della conferenza. Spero di essere rimasto nei tempi e con questo ho concluso presentandovi i nostri contatti. Se ci sono domande posso rispondervi ora o anche per non rubare tempo ai successivi relatori. Anche in chat.